formulazioni del governo per iscritto, perché diventa veramente difficile poi decidere come votare, se si decide il voto separato, se si decide, se si capisce, perché solo letto così diventa difficile fare una valutazione su come votare. Grazie. Sì, lei capisco la difficoltà, però il sottosegretario le ha lette anche, diciamo, senza fretta, come accade in altre circostanze. Quindi direi che poi dopo diventa difficile fornire il testo perché si allungherebbero enormemente i tempi. Il fatto che lui le abbia lette con una certa anche lentezza è proprio per concedere a tutti di prendere atto della riformulazione. Quindi le chiederei una collaborazione in merito a questo, deputato Fedriga. Presidente, nel caso chiederemo a lei al momento del voto di farci di nuovo presente le riformulazioni. Cioè, se lei le è sfuggito qualche passaggio possiamo riproporlo. Sì, penso che non solo a me, a diversi colleghi che magari non sono riusciti a seguire, quindi magari chi vorrà chiederà alla Presidenza di ripetere le formulazioni, perché io penso che l'obiettivo principale non sia quello di accorciare i tempi, ma se che i deputati abbiano certo, la cognizione di causa non... su quanto stanno votando. Grazie. Allora, se è necessario sono sicura che il sottosegretario non avrà problemi a ripetere la riformulazione. La ringrazio. Allora, adesso siamo in dichiarazione di voto, quindi ha chiesto di intervenire il deputato Oreste Pastorelli. Prego. Grazie signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Siamo molto preoccupati per la gestione europea dei flussi migratori. Sapere che ci sono circa 13.000 persone in condizioni estreme al confine della Macedonia è qualcosa di inaccettabile per l'Europa, per l'idea stessa di spazio comune nella quale hanno creduto i suoi padri fondatori e che abbiano portato avanti per tutti questi anni. La chiusura di Schengen da parte di alcuni Stati rappresenta un fallimento per tutti, con pesanti ripercussioni per l'economia dell'Unione.